Ha sofferto certamente troppo l'Inter per trovare la via del gol contro un Como apparso tatticamente ben disposto e aggressivo a tutto campo. I nerazzurri non hanno mai saputo dar continuità al loro gioco, permettendo agli avversari recuperi determinanti. Per tutto il primo tempo non si è visto nulla di veramente interessante al di fuori di questa incursione di Altobelli, che anticipa Paradisi, ma sulla linea Centi salva la sua porta. Insiste l'Inter e su tiro di Ferri una deviazione in area per poco non beffa il portiere Comasco. Il Como reagisce e su un cross Ferri sfiora l'autorete, costringendo Zenga ad un salvataggio in extremis. La ripresa si apre col Como subito in avanti. Zenga in tuffo anticipa Notari Stefano. L'Inter preme di più. Punizione di Fanna e sulla corta respinta della difesa, Serena in perfetta coordinazione va a segno con una palla sotto la traversa. Poco dopo Centi su punizione serve bene Viviani, che al volo costringe Zenga ad una grande respinta. Corner di Fanna, molto attivo per tutta la partita. Testa di Serena e Ciocci respinge proprio davanti a Paradisi. Il Como va in rete con Maccoppi, ma l'arbitro Bergamo annulla per un fallo precedente. Ultimo brivido. Scifo, ancora troppo evanescente a centrocampo, si libera e costringe Paradisi al salvataggio volante. E sentiamo Trapattoni al microfono di Bruno Pizzuli. Il Como non parla, pare siano arrabbiati per il gol annullato nel finale a Maccoppi. Bene, io vorrei invece che in questo momento il Como parlasse, o perlomeno quei giocatori che non lì in quella circostanza. Sicuramente c'è un gesto, credo che possa anche essere visto televisivamente, che Bergamo fischia uno, due, tre secondi prima dell'impatto e c'è l'evidente gesto di Bergamo.